qui per incontrare Augusto De Luca, uno dei fotografi più interessanti degli ultimi decenni, operativo a Napoli. Il suo è un percorso particolare, un percorso che oscilla tra professionismo e ricerca visiva. Sicuramente una personalità da conoscere e da indagare. Luca, ho intravisto una scena, una situazione per farti un ritrattino alla mia maniera. Vieni, vieni con Va me. bene, mi fido. Ne faccio un'altra, aspetta un attimo, esatto. Buongiorno Augusto, Ciao Luca. sei sempre all'opera, Sì, sempre attivo. sempre desideroso di trovare uno squarcio, una situazione che mi piace. Abbiamo deciso di incontrarti perché appunto sei una figura rappresentativa che è stato un protagonista di questi ultimi decenni della fotografia italiana. Ci puoi raccontare com'è nato il tuo interesse per la fotografia? Dall'inizio? Sì, proprio Allora, i qui primissimi, si tratta della diciamo, metà degli anni legittimi. 70. La metà degli anni 70, dove gli interessi, io stavo all'epoca ero all'università, studiavo giurisprudenza, era il bacio perugina per i miei genitori perché non me ne poteva fregare di meno, però la facevo. E l'interesse in quel periodo, quindi metà anni 70, per i ragazzini come noi, erano le ragazzine, la musica e la fotografia. Le prime due c'erano a me, nel senso che le ragazzine e la musica, infatti io suonavo la chitarra, ho suonato con tantissimi musicisti, i primi gruppi con Gianni Leone, il tastierista del Valletto di Bronzo, con Ernesto Vitolo, abbiamo fatto un sacco di complessi, così si chiamava il complessino, con Mario Insegna e Blue Staff, insomma giù allo Scandinato mio padre mi costruì una specie di camera anecoica dove praticamente io con i miei amici e anche questi personaggi, Alan Sorrenti anche, Alan Sorrenti, i primi gruppi proprio con Alan. Andavamo sotto lo Scandinata e facevamo un casino bestiale. Suonavamo blues, rock. Vabbè, quindi la musica era centrale insieme alla fotografia, cioè c'erano i famosi fotoamatori. Però a me onestamente non mi interessava la cosa. Fin quando un mio amico Roberto Recaro, vivente, dopo no, che tengo 65 anni, non vorrei, vivente, ringraziando Dio, che era un bravissimo fotocamatore all'epoca, mi disse: "Ma perché non vieni un attimo nel mio cessetto scuro?" Perché una volta le camere oscure praticamente come si dice? Bisognava Allestire. assolutamente farle nei gabinetti, nei cessetti, perché praticamente era lì che potevi chiudere la luce, c'era l'acqua, mettevi la tavola sul lavello e sulla tavola mettevi l'ingranditore e due bacinelle, anche se ne dovevano essere tre, ma non c'erano spazi, per cui tu mettevi solamente sviluppo e fissaggio. E poi c'era la famosa luce rossa, oppure giallo-verde, che era affascinante, no? Quindi era un cessetto pieno di atmosfera. Quindi andai a casa di Roberto, entrai in questa stanzina e quando vidi, ma questa è una cosa che accomuna molti fotografi, molti diciamo di coloro i quali sono diventati poi fotografi, quando vidi sulla carta l'immagine apparire praticamente miracolosamente, io rimasi sconvolto e dissi: "Vabbè, mo da domani mi compro un ingranditore macchina, lo voglio fare pure io." Quindi questo è stato l'inizio,
Però non è stato l'inizio, diciamo, un inizio in cui io avevo una consapevolezza della fotografia, è stato un inizio, diciamo, casuale, e praticamente poi ho continuato così per gioco, soprattutto col colore, con le diapositive, perché era anche più semplice, caro Luca. E quando la fotografia invece è diventata qualcosa di importante, hai capito che era qualcosa in più di un hobby? In realtà me l'hanno fatto capire gli altri, perché io non ci pensavo proprio. Realizzai del tutto spontaneamente, senza conoscere niente di arte, cioè io non conoscevo autori, ma non solo della fotografia, proprio non conoscevo la storia dell'arte. Realizzai delle fotografie a colori di matrice surreale o con elementi surreali. Poi in quel periodo uscì un materiale, la Ilford produsse il Cibachrom, che ti permetteva di stampare le tue diapositive a casa. Per cui io comprai questo Cibachrom e stampai queste immagini a colori, dove già iniziai a correlare elementi geometrici di natura diversa, tipo un braccio triangolare con un muro triangolare, quindi facevo queste, senza sapere perché lo facevo, facevo queste correlazioni. Una volta stampate alcune diapositive, io conoscevo Fabio Della Sala, che è un architetto, anche lui vivente, che è un architetto che vive da tanti anni a New York e che all'epoca realizzò un Jimi Hendrix, che era famoso perché non c'era stanza di un ragazzo senza quel disegno di Jimi Hendrix realizzato da Fabio. Fabio, quando vide le mie foto, disse: caspita, però sono belle fotografie, perché non vai da Lucio Amelio, che come tutti sapete è stato un grandissimo gallerista, oppure da Vittorio Lucariello, che era il direttore, dirigeva lo Spazio Libero, questo spazio teatrale che tuttora esiste a Parco Margherita. Allora io dissi, anche per gioco, non lo so Fabio, ma vediamo. Fatto sta che dopo qualche giorno io con l'album sotto il braccio andai da Lucio Amelio a Piazza dei Martiri, bussai e mi vennero ad aprire Corrado Teano e Nino Longobardi, grande artista, che all'epoca lavoravano, praticamente facevano i guaglione boutique da Lucio Amelio. E io dissi: scusa, ma c'è Lucio che volevo chiedergli una cosa. Dice: ma perché sei venuto? Mi chiese. Che volevi da lui? Mi chiese Nino. Dice: no, volevo far vedere queste mie foto. No, Lucio è fuori Napoli, se vuoi puoi farle vedere a me. Quindi noi ci mettemmo insieme, io tutto contento, perché era la seconda persona, il secondo estraneo che vedeva le mie foto. Per cui fece vedere queste foto. E lui le guardò, poi si girò verso di me e disse: ah, sai che mi ricordano le opere di René Magritte? Io lo guardai e dissi: ah, ma io non lo conosco questo fotografo. E quindi fu da quel momento che io capii che dovevo studiare la storia dell'arte. Quindi quell'incontro non solo sigillò una grande amicizia, che è quella tra me e Nino, ma poi iniziò il mio studio della storia dell'arte. Dopodiché quindi passai a Vittorio Lucariello e dissi: vabbè, andiamo da Vittorio, visto che non ho incontrato Lucio, andiamo da Vittorio Lucariello. Andata a Vittorio, che è una persona molto esuberante, piena di vitalità: ah, che belle queste foto, facciamo una mostra. Dissi: ma una mostra? Che significa? Cioè, che già fa? Dice: non ti preoccupare, faccio tutto io faccio i biglietti, gli inviti, poi tu metti i pannelli, così. Sì, vabbè, facciamo questa mostra. E io nel 1977-78, perché non mi ricordo mai le date, feci questa mostra allo Spazio Libero, dove un mio amico portò l'allora direttore della Kodak per il Mezzogiorno, Giuseppe Alario, che quando vide la mostra mi abbracciò, disse: ah, bravissimo, bellissimo, stupendo, ti porterò a Milano, ti farò conoscere la Franco Colombo. Disse: vabbè. E infatti lui mi fece uscire un articolo di Gianni Cesarini sul Mattino, il mio primo articolo, una cosa strabiliante, rimasi sconvolto. E poi, forse non tutti si ricordano, a Napoli c'era una rivista nazionale a via Manzoni che si chiamava Nuova Fotografia,
dove Peppe Alario scriveva, e quindi mi fece 8-9 pagine di portfolio a colori. Poi dopodiché, non contento, mi portò a Milano, mi fece conoscere Lanfranco Colombo, che era il direttore della mitica galleria Il Diaframma in via Brera 16, la più antica galleria d'Europa, ed era anche direttore della sezione culturale del SICOF, che si teneva ogni anno alla Fiera di Milano, e che immediatamente mi disse: ah, sono belle, allora partecipa alla sezione giovani nel SICOF, e poi fra 5-6 mesi fammi un nuovo lavoro, perché una volta non è che tu portavi il lavoro e te lo pubblicavano oppure ti facevano la posta, no, volevano valutare se tu poi eri in grado di andare avanti nella tua ricerca. Quindi mi disse: ok, fammi una nuova ricerca e la esporremo lì. Quindi dopo tutte queste cose, la domanda era: quando è che ho iniziato a prenderla sul serio questa fotografia? Quando ho cominciato ad avere dagli altri questi discorsi, ci sono gli altri che mi hanno detto: voglio, è meglio che fai un fotografo. E quindi io, diciamo, piano piano ho iniziato e ho continuato, poi andando ad Arla, facendo tante cose, ma questa è un'altra storia. Quindi questi sono stati i tuoi inizi, però le tue esperienze di vita sono state tante: sei laureato in giurisprudenza, appunto hai l'interesse per la musica. Tutti questi interessi come convivono e come hanno influenzato il tuo lavoro e la tua ricerca visiva? Vabbè, una volta nel 1996 che incontrai Ennio Morricone, perché collaborò al mio libro Roma Nostra insieme a tanti altri artisti. Con una poesia insieme vincemmo, non so per quale motivo, ma ricevemmo il premio Città di Roma 1996, e lui mi disse: sai, ho capito subito che tu eri un musicista, perché le tue fotografie hanno un ritmo compositivo musicale che appartiene a chi è sensibile all'armonia dei suoni. Bam! Quindi questa cosa, che me la sono chiaramente scritta e stampata in testa, mi fece capire che comunque la musica probabilmente mi aveva aiutato molto anche nella ricerca, nella creatività. Per quanto riguarda poi queste mie facce, quindi queste mie anime, le mie anime non è che l'una elimina l'altra, ma si alternano. Quindi c'è un'alternanza, quindi ci può essere un periodo in cui io privileggo diciamo, suono, mi metto lì con la chitarra, un altro periodo in cui sono collezionista, per cui studio arte, eccetera, eccetera, un altro periodo in cui diciamo, do più rilievo alla fotografia. Però quindi queste anime si susseguono nel tempo e si ripetono a cicli. Ciclicamente, ecco, diciamo così. Napoli è la città in cui vivi ed è sicuramente una città che ti coinvolge e ti appassiona. Lei ha dedicato un libro, Napoli mia. Sì. Come è nato, come hai, diciamo, ti sei approcciato all'immagine così forte e così importante della città? Allora, io venivo dal colore. E sono passato al bianco e nero perché Ken Dami era un personaggio fondamentale, come Lanfranco Colombo della fotografia italiana, e aveva il museo Ken Dami e la galleria Ken Dami a Brescia. Mi diceva: Augusto, io ti voglio fare una mostra, però, come ho detto prima, devi farmi un lavoro completamente inedito in bianco e nero. E io allora, ecco, un'altra prova, mi riprovavo, e io realizzai Magic Weekend, un lavoro in bianco e nero, molto hard, molto duro, che realizzai in 2 giorni, proprio in un weekend. Quindi iniziai il bianco e nero così. Dopodiché a Napoli, io in quel periodo avevo la Pentagon 6, questa grande macchina fotografica, pesantissima, sempre col 50 mm che equivale a un 25-28 sul 35, quindi un medio grand'angolo. Chiaramente uscivo per la città e mi venne in mente di fotografarla al di sopra, al di là di ogni tempo, al di sopra delle mode,
E quindi dovevo dare tre elementi fondamentali, dovevo dare il segno del passato, e quindi infatti io utilizzai il seppia e anche queste immagini allungate che mi ricordano qualche immagine dell'Ottocento, anche di L'Artigue per esempio, e poi un taglio invece moderno, molto geometrico. E allora che cosa feci? Con questa voglia di affrontare una nuova prova, cimentandomi proprio nell'interpretare la città, ma in modo diverso da come l'avevano interpretato tanti altri, quindi in una maniera totalmente, diciamo, nuova, e anche basandomi sull'architettura, nel pozzetto della Pentagon misi due cartoncini, uno sopra e uno sotto, in modo da avere, la Pentagon era 6x6, aveva un formato quadrato, in modo da avere praticamente una immagine allungata. E quindi cominciai a fotografare Napoli in quel modo, e da lì poi la famosa foto del leone a Piazza Plebiscito, eccetera, eccetera. In quel periodo poi frequentavo anche il Centro Studi Posilli, dove insegnavo fotografia, insegnavo Jean Digne all'Istituto Francese, che era il direttore dell'Istituto Francese, per cui me lo sponsorizzarono l'Istituto Francese, il Centro Studi, la Franco Colombo, e quindi io riuscii a fare un po' di soldini per poterlo far pubblicare, e l'edizione era appunto il diaframma Canon. Quindi è stata per me una nuova prova. Io mi sono sempre provato, mi piace vedere la mia creatività dove arriva, quindi non solo con i formati, quindi rettangolare, quadrato, eccetera, eccetera, ma anche nei materiali, come le Polaroid, le Instant Kodak, le diapositive a colori, in bianco e nero. Quindi mi piace vedere cosa posso fare in una determinata circostanza. E anche per questo poi dopo, successivamente, che poi è stato il caso, però mi è piaciuto provare a diventare anche ritrattista, cosa che all'inizio proprio non entrava proprio nel mio modo di vedere la fotografia, insomma. L'esperienza di ritrattista tu la sperimenti con Napoli Donna. Sì. Quindi, ci siamo proprio. Quali sono state, diciamo, le problematiche che hai affrontato e come ti sei approcciato a questo nuovo lavoro? Napoli Donna nasce subito dopo Napoli Mia, perché io ero un ragazzo molto agguerrito, nel senso che mi pubblicizzavo molto, no? Cosa che poi è una cosa di oggi, cioè i fotografi chiaramente si danno da fare per diventare qualcuno. E allora portavo sempre appresso sto libro, Napoli Mia, e proprio un giorno andai all'Istituto Francese, che c'era la mostra, e c'era, incontrai Giuliana Gargiulo, che è una giornalista affermata, che non solo scriveva sul Mattino, ma anche su Corriere della Sera, su Amica, su Gente Money, quindi una grossa giornalista. E immediatamente le regalai Napoli Mia. Dopo qualche giorno lei mi chiamò, mi telefonò, e dice, chiedendomi, dice, vuoi fare un lavoro con me? Io dissi sì, certo, mi fa piacere. E inaspettatamente mi disse, vogliamo fare un libro su quelle che sono oggi le donne più importanti, o perlomeno, diciamo, di questo periodo storico. E io rimasi un po' interdetto, perché non avevo mai affrontato l'argomento, cioè ritratto, per me era proprio... Però chiaramente non potevo dire di no, e poi era un'altra occasione per potermi riprovare. E allora io di solito, quando devo fare anche un lavoro nuovo, mi devo cimentare in un progetto nuovo, mi calcolo tutto precedente, cioè mi immagino le varie situazioni. Allora dissi ok, allora in quel periodo quindi mi serve una luce fissa, perché io ho bisogno di vedere la situazione, non sono abituato a fotografare con il flash, perché praticamente devo comprarmi delle luci fisse. Quindi mi comprai due bank da 2000 watt con i diffusori, chiaramente, perché dovendo fotografare delle donne anche di una certa età, cioè Pupella Maggio, Elena Croce, chiaramente con una luce diretta avrei avuto dei segni molto, molto evidenti. E quindi comprai questi due bank che mi montavano i miei allievi erano miei assistenti, alcuni di loro diventarono miei assistenti, per cui noi andavamo a casa di queste donne o negli studi oppure negli alberghi, a seconda di dove le incontravamo,
loro montavano il bank, io studiavo la situazione e cercavo il punto di ripresa, il mio punto di ripresa, o quale oggetto, diciamo, contrapporre al personaggio, mettevo le luci e poi scattavo. Quindi ho organizzato tutto. Precedente, cioè, organizzavo prima, però non sapevo mai quale foto avrei fatto, perché la foto dipendeva da quello che trovavo sul posto e tutt'oggi faccio così, cioè non è che io tranne in qualche caso, come nella foto della Fracci, che preventivai questa foto con il leone, in altri casi difficilmente già so cosa succederà. Quindi è una sfida ogni volta. La difficoltà nel fotografare le donne non c'è quasi, nel senso che io il mio approccio con questi personaggi più o meno famosi è sempre un approccio molto giocoso, cioè io le faccio divertire da quando entro a quando esco, per cui mettendole a loro agio, e in quel modo io riesco. Poi i primi scatti sono sempre a vuoto, no? Fingo di fotografare, ma di solito non li fotografo. Proprio per far passare quel piccolo periodo di tensione iniziale. E quindi alla fine poi loro sono a loro agio, si divertono, io scherzo insieme a loro e alla fine esce sempre la fotina giusta, insomma. Quindi, oltre al libro Da Napoli Donna, hai anche realizzato il libro 31 Napoletane di fine secolo. Tutte queste esperienze ti hanno portato ad affrontare sia l'architettura e sia la ritrattistica. Che cosa significa trovare un proprio stile, fare una sperimentazione? Vabbè, io nasco proprio in un periodo in cui la fotografia era sperimentazione, infatti si chiama fotografia sperimentale o fotografia artistica. Anzi, forse in quel periodo è stato un po' bandito pure la street art, la street photography, il vecchio reportage. E quindi praticamente mi sono sempre provato. Io credo che la cosa fondamentale in un fotografo, in un artista, in uno che comunque crea qualcosa, è avere uno stile. Lo stile non è altro che è il mettere insieme, viene fuori dal mettere insieme tutto il tuo background, tutte le milioni di immagini che tu hai visto, più un qualche cosa di tuo. Ed è una cosa che esce anche spontaneamente, non è che si può cercare o trovare. Io, per esempio, certi accostamenti, certi scheletri strutturali, certe composizioni, le ho imparate sulle mie foto proprio, cioè guardando le mie ho capito delle cose. Poi ho studiato anche un po' Rudolf Arnheim sulla semiotica, sul segno, eccetera, eccetera, ma quello mi è servito per capire ancora meglio le mie foto e quindi ho approfondito, ho elaborato in qualche modo quelli che erano i miei segni, il mio modo proprio personale di fotografare. È fondamentale lo stile perché la prima domanda che io mi faccio è: ma sta foto è chi è? Cioè, riesce il fruitore a capire di chi è la foto? E quello è fondamentale, cioè io tra un ritratto di Bronzino e un ritratto di Rembrandt o di Rubens c'è una differenza enorme, oppure ecco, tra Bronzino e Caravaggio, no? Cioè si vede immediatamente lo stile, ci sono i caravaggisti, no? Carlo Sellitto, Giuseppe Ribera, però sono sempre caravaggisti, cioè Caravaggio la matrice. Allora, avere un proprio stile è fondamentale, la riconoscibilità è essenziale. Io quando vedo la foto non devo dire soltanto che bella foto, che buona foto, devo dire ah, questa è una foto di questo fotografo. E allora ho raggiunto il massimo. Se uno riconosce la mia foto, ho raggiunto il massimo. Quello è lo stile. E io lavoro sempre in questo modo, anche quando io mi riprovo sempre, anche ogni ritratto che faccio. Cerco di farlo diverso da tutti gli altri, ma uguale nello stile. È anche spontanea la cosa, non è che poi mi ci metto lì e ci penso. Però quando la vedo poi al computer, alcune volte, per esempio, una foto che ho scattato ha qualcosa che non è mio. E allora
magari col allora la lascio lì e aspetto, no? Una delle foto, caro Luca, che per esempio ho rivisto proprio negli ultimi giorni, è un profilo che io feci a Peppe Barra con la testa di un manichino, che io in un primo momento avevo stampato normalmente, perché la vedevo così, anche perché dovevano proiettare le loro ombre sul muro, e io feci questa foto. E poi però non ho mai accettato in pieno, al 100%, e capivo che c'era qualcosa che non me la sentiva, non c'aveva quell'input che mi doveva, che era mio e che doveva coinvolgermi anche, perché la prima cosa, la fotografia mi ha da piacere, cioè deve piacere a me, ogni scarafone è bella mamma sua. E allora che col tempo poi ho capito che io dovevo scurire quel manichino. E allora in questo modo io poi la rimanderò nel video questa foto, prima e dopo, e farò vedere, ho scurito quel manichino in modo da esaltare le ombre, perché quel manichino sembra un'ombra, e qui un ritratto di profilo di Peppe Barra con tre ombre. E allora l'ho sentita mia, ecco, quindi è quello lo stile, che non puoi certamente inventarti, perché non è che si inventa, ce l'hai e lo devi scoprire naturalmente comunque, ed è la risultanza di tutte le cose che hai visto, più, ripeto, quel qualcosa in più che è tuo, e quindi è una specie di miracolo che avviene. Quando tu riesci a fare una foto ed è riconoscibilmente tua quell'immagine. Ho conosciuto tanti fotomatori che hanno seguito dei tuoi corsi e tutti quanti sono rimasti profondamente segnati da questa esperienza. Si può insegnare la fotografia? Cosa hai dato e cosa ti ha dato questo insegnamento? Certamente, la fotografia tu la insegni, vabbè, tranne le basi, quindi tu insegni innanzitutto a fare una buona fotografia, quindi hai delle basi tecniche, ma c'è una differenza poi nella buona fotografia e nella fotografia, diciamo, ecco, che abbia uno stile, quindi tua, che abbia una sua riconoscibilità. Questo però non si può insegnare, quindi io posso insegnare soltanto il mio approccio personale. Tra le altre cose, insomma, io diciamo che la mia prima scuola di fotografia è nata sopra il San Carluccio, no? Era una scuola patrocinata dalla Kodak, il famoso Giuseppe Alario mi diede il patrocinio, cosa molto difficile per questa scuola, avevo molti corsi che si succedevano. E in quel periodo dei vari corsi io presi gli allievi, diciamo, con più talento, in modo da formare un gruppetto di 25-30 ragazzi, che andavamo anche chiamati a fotografare delle architetture, delle strutture. Infatti fotografammo il Grenoble, fotografammo la Kodak di Marcianise e anche dei palazzi d'epoca, eccetera, eccetera. E quindi avevamo, uno fotografava le ombre, un altro fotografava gli interni, un altro fotografava gli esterni, quindi era un team incredibile. Poi stampavamo le foto e realizzavamo una mostra. Chiaramente molti di loro venivano tacciati di deluchismo, cioè erano dei, ma è anche giusto così, cioè nel senso che è normale che se io ho un bravo professore, o perlomeno un professore di storia o di filosofia, che più che bravo, diciamo, che mi dà qualcosa, o che perlomeno mi fa capire che cosa, soprattutto, io rimango legato a quella persona, quindi prendo da quella persona, no? Però dopo la cosa importante è che tu evolvi, cioè dalla copia vai avanti. Quindi io, molti di quei deluchini sono poi diventati fotografi professionisti, alcuni fanno ricerca, altri fanno anche cerimonie, sono fotografi di cerimonie, quindi ognuno ha scelto un indirizzo, non tutti, ma alcuni di loro. E per me questo già è un grande orgoglio, insomma, un grande traguardo. Un lavoro che ti ha dato una grande notorietà è quello delle carte telefoniche. Come è nato questo lavoro e come lo hai affrontato? Sì, io mi trovavo a Roma
e realizzai per il treno alta velocità il primo libro di una serie di 7 libri poi, che erano tutte le città che in realtà doveva attraversare la TAV. Il primo è stato proprio Roma Nostra, era il 1995, meno male mi sono ricordato una data, perché date e nomi, l'arteriosclerosi avanza. E quindi realizzai questo libro. Questo libro fu presentato al Museo di Roma, Palazzo Braschi, e fu editata anche in una seconda, fu fatta una seconda pubblicazione che addirittura andò in edicola, in una chiaramente era meno lussuoso quello dell'edicola, cioè, però ebbe un grande successo. Per caso gli addetti ai lavori della Telecom, in quel periodo che realizzavano le famose schede telefoniche, quindi erano ricercatori d'immagine, videro questo libro su Roma e mi chiamarono e mi proposero di fare una prima volta, perché poi mi hanno chiamato anche una seconda volta per 4 schede, con l'euro su Parigi, Dublino, Berlino e Bruxelles. Quindi mi chiamarono per fare queste 3 schede su Napoli. Io però, io ne fui molto contento, però in quel periodo utilizzavo molto le Polaroid manipolate, quindi costruì proprio 3 immagini su Polaroid manipolate, bellissime, che non so che fine hanno fatto, e insomma avevo piacere se loro utilizzassero queste fotografie. A loro piacquero, però disse no, sono troppo avanti per un pubblico di massa, eccetera, eccetera. Noi vogliamo un lavoro simile a Roma Nostra. Allora io su Napoli avevo già le foto che avevo realizzate con Napoli Mia, per cui scelsi quelle 3 foto, cioè quella del Leone, che era una scheda da 5.000 lire, quella del Castel dell'Ovo, che era una scheda da 10.000 lire, e quella del Maschiangiolino da 15.000 lire. E furono realizzate. Ah, io pretesi anche una cosa, molto presuntuosamente, pretesi, no, io comunque non vedong, se non mettete sulla facciata foto Augusto De Luca, perché per me era importante la pubblicità. E loro accettarono, perché praticamente a breve poi furono stampate 7 milioni di copie. E quindi io mi ritrovai con questi 7 milioni di piccole fotografie con il mio nome sopra, queste come prima tranche, perché poi realizzai queste altre fotografie su queste città per l'euro, la scheda aveva la doppia dicitura in lire e in euro, e quindi là poi ne realizzai, quindi per un totale di 19 milioni di piccole foto, quindi è stata una soddisfazione grandissima. Poi c'erano... mi ricordo che in quel periodo c'erano tantissimi collezionisti di tutte le età, per cui mi invitavano anche a questi meeting di collezionisti, eccetera, eccetera. E quindi si facevano intorno ragazzi, ragazzini che volevano essere filmati da me, le loro schede telefoniche. Insomma, è stato un periodo molto, molto bello, molto pieno di grandi soddisfazioni, devo dire. Quando ti sei trovato a confrontarti con uno spazio urbano diverso da quello da Napoli, quali difficoltà hai incontrato? Allora, nelle città d'arte, soprattutto, la difficoltà è sempre la stessa. Non ridete, cinesi e giapponesi, perché non li riesco a individuare ancora. Ma in realtà è vero, ogni volta che io tentavo di fotografare una Firenze, una Roma, una Napoli, usciva sempre il cinesino o il giapponesino, per cui io ho un sacco di scatti inutilizzati perché con l'intruso. Quindi io quindi cercavo sempre di fotografare in momenti della giornata dove non ci... dove, insomma, c'era poca gente in giro, eccetera, eccetera. Di solito io sono sempre andato sul posto, me lo sono studiato, insomma, andavo a Firenze, sono stato 3 mesi per fare per il libro di Firenze, e mi sono studiato la città e poi magari ritornavo in luoghi a secondo della luce che mi serviva, quindi ogni mattina, ogni pomeriggio, una sera. Un piccolo aneddoto,
antidoto, un piccolo aneddoto. A una certa ora, sul campanile di Giotto, praticamente, l'ombra formava una replica delle finestre opposte, però era una questione proprio di pochi minuti, per cui praticamente io a una certa ora, avevo perso lo scatto perché già era andata avanti l'ombra una volta, quindi praticamente io il giorno dopo ci ritornai un po' prima, soltanto che non feci proprio in tempo, e allora cominciai a correre con questa borsa con l'Hasselblad o 50, o 150 o pentaprismo, insomma pesantissima, mi feci tutte le scale. Feci la foto, però poi dopo, quando scesi giù, praticamente io rimasi bloccato così e mi venne per la prima volta in vita mia il colpo della strega, per cui praticamente questo è, diciamo, era un incidente sul lavoro, quindi praticamente. E quindi praticamente io rimasi bloccato per una settimana a letto a Firenze senza poter fare altre fotografie. No, è un ricordo simpatico che può essere interessante nell'ambito della storia della fotografia. Sei stato denominato un cacciatore di graffiti. A cosa è dovuto questo nome? Vabbè, questa è proprio nata situazione. Vabbè, io mi diverto anche a fare delle performance. Ne ho fatte diverse e tra queste c'è il cacciatore di graffiti. Tornato da Roma, all'inizio del 2000, io mi accorsi che sui muri erano incollati tantissimi pezzetti di carta di varia grandezza con dei disegni molto belli che mi ricordavano un po' Haring, Ronnie Cutrone, Kenny Scharf, però io non sapevo niente di street art, per me erano dei ragazzi che si divertivano a incollare questi disegni sul muro, e cominciai a prenderli perché erano belli, e poi mi dispiaceva pure perché li vedevo disgregarsi con la pioggia, con le intemperie, eccetera, eccetera. Fatto sta che il destino poi volle che Luca Borriello, che è dell'osservatorio Inward sul writing, venisse a casa mia. E vedendo queste, perché io poi documentavo questi miei furti, andavamo io e mia moglie Nathalie, che per me non erano furti tra le altre cose, perché erano in strada, li vedevo così, dicevo vabbè, mo' di più. Però da fotografo, insomma, documentavamo tutto. Vedendo queste foto disse, ah, li devo far vedere a una giornalista del Mattino. Li vide, si innamorò di questa cosa, e io mi ritrovai inaspettatamente sul Mattino, su 5 colonne, con un bel titolo enorme, Il cacciatore di graffiti. Quindi sono stati loro a chiamarmi il cacciatore. Dopodiché, incontrai Iabbo, mio grandissimo amico, e cominciamo una collaborazione, quindi realizzammo, diciamo, una performance ironica di risposta dei writer, quindi Iabbo cattura il cacciatore di graffiti, che è su YouTube. E dopodiché allora mi venne anche un'idea, e lì nasce proprio la vera, diciamo, l'inizio della vera performance. Cioè, tutto questo materiale io lo misi in internet, su internet, e su vari portali, su MySpace di allora, che adesso non si usa quasi più, insomma su molti portali, e li mandavo i link a persone di ogni genere, quindi chiedevo amicizie, divulgando la street art, quindi portando la street art attraverso la provocazione delle mie azioni, quindi di foto che vedevano, rappresentavano a stu pazzo che ancora su una scaletta saliva e prendeva questi pezzi. Quindi era un modo anche per provocare e divulgare la street art, la portavo nella casa della gente. E ho avuto tantissimi riscontri. All'inizio, chiaramente, gli street artisti e i writer si incazzarono un poco, perché insomma credevano che fosse soltanto un fatto così, insomma, attinente ai loro pezzi, e quindi magari io me li vendevo, eccetera, eccetera. Poi, quando capirono che era un discorso a loro favore, e soprattutto in quel periodo lo Stato intensificò una campagna contro coloro i quali imbrattavano i muri, addirittura mi dicevano no, continua così, va benissimo. Quindi diventai, da ladro di graffiti, il paladino
dei graffiti. E quindi questa performance ebbe un grandissimo successo e ancora oggi la gente mi chiama il cacciatore di graffiti. Però devo dire che ho realizzato anche tante altre performance, come per esempio la partita di golf nelle buche stradali di Napoli, per mettere in rilievo proprio questo degrado di questa città. E ho avuto anche in quel caso tantissime proposte da altre città, perché ho scoperto che anche in altre città ci stanno i fus in strada, che sono pericolosissimi tra altre cose. Quindi abbiamo fatto, poi io e Yab abbiamo fatto un'altra performance, per esempio Madre Snaturata contro il Madre, tra virgolette, contro il Madre, perché fece un a favore degli street artist, ecco, perché fece una mostra il Madre, dove praticamente internazionale sul street art, dove mancavano artisti da Roma in giù. Allora io e Yab ci incazzammo un poco e quindi facemmo un video e poi organizzammo una mostra in strada avanti proprio al Madre il giorno dell'inaugurazione di questa mostra fantomatica internazionale, eccetera eccetera. Poi ne ho fatte altre sulla spazzatura e insomma mi diverto anche in questo modo. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di operare a Napoli? Anche se tu sei un fotografo nazionale, appunto internazionale, però comunque ti confronti con questa città. Sì, i vantaggi di Napoli, io li ho sempre letti. Innanzitutto il vantaggio per uno che è nato a Napoli è che è napoletano. In che senso? Nel senso che ho sempre detto che l'acqua del golfo e il fuoco del Vesuvio, scontrandosi, fanno nascere grandi passioni. Quindi se questo popolo ha questa grande creatività è grazie proprio a questo scontro, di materie che c'è proprio alla base di Napoli. Quindi essere napoletano per me è una cosa straordinaria e Napoli mi dà proprio quella creatività che è importantissima. Però gli svantaggi quali sono? Gli svantaggi sono che a Napoli, quando io andavo ad Arles agli incontri internazionali di fotografia e vedevo i francesi, i tedeschi utilizzare certe carte straordinarie su cui erano stampate le loro foto, io dicevo: scusate, ma questa che carta è? Io non l'ho mai vista. Loro mi davano tutti i dati, io venivo a Napoli. E andavo dai vari commercianti, dicevo: vorrei questa carta. Allora dicevo: no, tenim solamente l'Ilford. Insomma, è stato sempre questo. Cioè, il napoletano ha sempre dovuto fare più degli altri, perché qua si lavorava con quello che c'era, anzi con quello che ti davano. Quindi è una grande difficoltà, anche dal punto di vista proprio del dove andare a mostrare le foto. Adesso stanno nascendo delle persone, delle situazioni che si occupano, tra cui anche Luca Sorbo, che si occupa un po' di fotografia, quindi diciamo che la fotografia sta riemergendo un poco, ma diciamo che, forse perché sono vecchio, no? Dici: ma una volta era nata cosa? Ma io so soltanto che prima avevamo dei punti di riferimento nei fotografi, cioè a Milano c'era Lanfranco Colombo, c'era Giuseppe Turroni del Corriere della Sera, c'è tuttora Roberta Valtorta, Giuliana Scimè, cioè c'erano dei personaggi comunque che si occupavano 24 ore su 24 di fotografie, che ti davano un consiglio, che ti mettevano in discussione, che ti aiutavano a fare una mostra, ti proponevano una pubblicazione. A Napoli è molto difficile tutto questo. Dopo un grande fermento artistico proprio di quegli anni 70-80, in cui c'era pure Lucio Amelio, c'erano i quattro galleristi, Lia, Rumma, Lucio Amelio, Pasquale Trisorio e Peppe Morra, c'era questo fermento e intorno c'erano artisti e tanti fotografi, e quindi c'era proprio bolliva Napoli. Dopo è tutto finito, purtroppo. Cioè, quindi adesso io spero in questa rigenerazione e anche generazioni nuove, quindi spero che si possa andare avanti. Per il momento io non posso fare altro che dire come Edoardo:
Vabbè, se siete fotografi professionisti, a Napoli comunque il lavoro lo trovate, le difficoltà del fotografo professionista sono uguali alle difficoltà di qualsiasi altro lavoratore, che qualsiasi altro lavoratore trova nel suo campo, insomma, quindi ci sta, è chiaro, c'è la concorrenza, ci stanno. Quindi è quello, ma se vuoi fare il fotografo creativo è un problema serio, cioè nel senso che purtroppo, come dice Edoardo, che dicevo prima, te ne hai. Cioè, quindi devi andare in un'altra parte, devi cercare delle possibilità in posti dove viene effettivamente apprezzata la fotografia, tra virgolette, artistica. In Italia non c'è questo mercato. Io mi ricordo già ai tempi di Giandini, direttore dell'Istituto, c'era il Ministero della Cultura della Fotografia a Parigi, ma cioè, mancano, non esiste proprio. C'era Agnès de Goupion-Saint-Cyr che venne all'Istituto francese, che era proprio una del ministero che guardava i fotografi, che prendeva qualcuno per poterlo magari portare in Francia, fargli fare una mozza. Insomma, c'era un'attività, un fermento molto più vivo. Adesso invece è un po' più complicato, e quindi se già avete un po' di soldini in tasca, quindi un po' di rendita, allora si può anche fare. Io ce li ho un po' di soldini in tasca, quindi posso anche starmi un po' più tranquillo. Vengo da una famiglia benestante, quindi il fotografo artista posso pure fare, ma farlo d'amblè partendo da Napoli è più difficile. Insomma, questo è sinceramente quello che penso. I tuoi progetti per il futuro? I miei progetti per il futuro, io non ho mai dei progetti ben precisi, so soltanto che continuerò a fare dei ritratti, perché prima morì, voglio fare un libro di ritratti, e quindi continuerò. Ho una lista di persone da fotografare, oggi ho fotografato pure a Luca Sorbo, no, che posso volere più, una mano, neanche, cioè veramente, che posso volere più dalla vita. Questi sono, continuare a fare qualche stage, qualche workshop, qualche mostra se me la chiedono, ma non è il mio, diciamo, non sono i miei progetti. Ecco, mi sono scritto una cosa, perché vorrei ritornare a fare il mio delle immagini basandomi e ispirandomi a quel mio primo lavoro che feci per Kendami, per la Kendami di Brescia, cioè Magic Weekend. Quindi vorrei ritornare a fare un lavoro su immagini molto metafisiche, costruite in 6-6 con un bianco e nero molto hard. Questo penso che lo farò a breve, altri impegni permettendo e altre anime, permettendo, cioè collezionismo. Adesso poi sto in una fase spirituale, per cui praticamente coltivo molto la mia spiritualità. Sto studiando molto, mi interessa molto la conoscenza del cristianesimo, e non capisco perché chi è buddista e non sfaccimona e chi è un cristiano è un povero disgraziato. Io questo non l'ho mai capito, forse perché i personaggi sono diversi, ma vuol dire che non hanno capito bene e non conoscono bene la storia di Gesù Cristo. Vabbè, ma non voglio fare una catechesi, fratelli, però mi interessa molto la spiritualità, e comunque continuerò poi, vedrò quello che succede, ecco, non è che mi pongo hic et nunc, così, qui e ora, quindi del domani non c'è certezza, tiro di tatta. Puoi raccontarci qualche aneddoto della tua attività di ritrattista, di tanti personaggi famosi? Sì, poi ce ne sono tantissimi, sfiziosi, perché per esempio spesso ho raccontato di quando ho fotografato Verla Fracci, però non ho mai detto dei particolari, cioè in realtà io quella mattina la dovevo andare avevamo un appuntamento, dovevo prima accompagnarla dal professor Grande, che era il suo Torino, che sta a Via Cesario Console, e poi dovevamo andare a Monte di Dio, dove c'era la casa di Valeria Carità, e aveva questo leone di pietra, e io volevo fotografarlo, per cui avevo bisogno della macchina comunque. E quindi avevo preventivato tutto, perfetto. A mattina vai a picciare la macchina, a batteria zero. All'epoca non c'erano i cellulari, sai che tu subito ti attrezzi, ti fai, chiami un amico, per cui dice, ma come faccio? E dove, insomma, mio padre aveva la Bianchina,
Avete presente la Bianchina? La Bianchina è la macchina di Fantozzi, cioè quella che all'ultimo dell'anno gli buttano una bella lavatrice sopra, c'era cioè una scatolella, e in più teneva una botta sul lato destro. Per cui dice, ma come c'è, per forza devo andare con la Bianchina. Insomma, allora io andai a via Morelli, perché stava a via... sì. Lì sono andato, c'era questa scalinata del palazzo, cioè lei scendeva normalmente eterea, bellissima, sembrava una porcellana cinese, tanto che era bianca e fragile. E scese tranquillamente, io chiaramente mi misi subito sul lato destro, le aprì la porta per non fare a botte vicino alla macchina. E lei entrò nella mia Bianchina come se entrasse in una Rolls Royce, cioè era uguale, o la Bianchina, o la Rolls Royce, cioè lei indifferente, così normalmente entrò nella Bianchina, si posizionò e andammo a via Cesario Console. A via Cesario Console chiaramente io dovevo entrare in questo portone enorme che aveva un piccolo spiazzo e... il portiere, quando vide sta macchina schifosa, eccetera, cioè, disse, ma dove andate? Sì, io impaurito, intimidito, dissi, veramente, sto accompagnando la signora Carla Fracci dal professore qui al secondo piano. Quello che mi guarda con una faccia così, va bene, entrate, quindi mi fece entrare con questa Bianchina la Carla Fracci. Altri aneddoti, quando andai a prendere Concetta Barra, andammo a prendere a casa del figlio vicino al museo, prima del museo, bellissima casa, stupenda, collezione di madonne antiche dal 700 all'800 sotto campane di vetro, Peppe c'ha delle cose straordinarie, e col terrazzo, bellissima casa, e c'era Concetta venne con noi, stavamo io e il mio assistente Osvaldo, e cominciamo a girare, le volevo fare un ritratto a Napoli. Cominciamo a girare. Ogni parola, ogni frase era per lei un modo di ironizzare, di scherzare, insomma, veramente cioè, ridevamo soltanto in quella macchina. E a un certo punto disse: io sono napoletana e sarei stata napoletana anche se fossi nata a Milano e probabilmente avrei inventato un panettone capumarola coppa. Quindi cosa stupenda, eccezionale. Oppure quella volta che andai a fotografare a Giorgio Napolitano, io ho insegnato per 3 anni fotografia al Circolo Montecitorio, quindi una delle mie allieve, per dire, era la segretaria di Nil De Jotti, per esempio, quindi c'era un ambiente particolare e io frequentavo Montecitorio, quindi mi divertivo, stavo nei corridoi, nel bar, e quindi incontravo spesso Giorgio Napolitano. E una volta gli chiesi: presidente, ma le posso fare un ritratto? E lui disse: sì, qual è il problema? Vieni oggi dopo pranzo, subito, così non ho niente da fare, vieni a fare questo ritratto. Io puntualissimo, verso le 3:30, bussai alla sua porta, entrai, questa è una stanza enorme, piena di quadri antichi, io sono un appassionato di quadri antichi, quindi cominciai già a guardarli da lontano. Lui stava su questa classica scrivania al telefono e mi fece cenno di sedere. Io mi mise a sedere e poi cominciai a guardarmi intorno a queste cornici, questi quadri spettacolari. E girandomi vidi sullo stipite della porta una incisione a volo d'uccello di Napoli, che era grande più di 1 metro, ed era la Stoppendal, che poi è stata pubblicata nel Mortier nel 1704 circa, che io conoscevo benissimo perché ne avevo viste alcune dal mio amico antiquario nella libreria antiquaria a Carlo Poerio, Marzio Grimaldi, solo che costavano una cifra e quindi non si potevano comprare, io non l'avrei potuto mai comprare. E allora io la guardai bene e dissi: sì, ma c'è qualcosa di strano, questa non è autentica, pensai. Quindi appena lui, perché io non mi tengo mai niente, appena lui abbassò il telefono, mi disse: presidente, posso dire una cosa, mi scusi, mi perdoni, ma glielo devo dire. Quella cartina che sta sullo stipite della porta, la Stoppendal, non è autentica. Lui mi guardò, sorrise, allargò le braccia e disse: ma noi non possiamo permettercelo. Nonostante questo pessimismo, diciamo, che hai evocato il famoso Fuitavenna di Edoardo,
Quale consiglio daresti ad un giovane che vuole utilizzare la fotografia come linguaggio espressivo? Vabbè, Luca, non è pessimismo, è realismo. Comunque, innanzitutto direi guardate tantissimo, guardate, ma no, Picasso diceva bisogna saper copiare, ma ripeto, quel copiare è inconscio, cioè nel senso che tu devi accumulare informazioni per poi produrre una tua immagine. Però io un consiglio do ai fotografi, soprattutto ai fotografi diciamo creativi, divertitevi. Cioè voi avete a fotografare perché vi piace, perché vi piace quello che fate, perché vi piace quello che realizzate, non per gli altri. Poi, se sono cose che possono piacere anche agli altri, ok, e non fate mai le cose perché piacciono agli altri. Questo è l'unico consiglio che vi posso dare. Ciao!